Conflitto di interessi, a nostro avviso, se non una truffa a danno degli iscritti. Vado a chiudere. Quanto raccontato per Anasarco, tra l'altro, non si limita purtroppo a questo unico ente previdenziale, ma coinvolge per versi analoghi la maggior parte, se non tutte, le casse previdenziali. E ci chiediamo ora, lo chiediamo al governo, chi tutelerà il diritto alla pensione degli iscritti alle casse? Chi quello alla casa degli inquilini, chi entrambi questi diritti quando questi coincidono, essendo spesso inquilini e affittuari le medesime persone. E speriamo oggi di avere risposte in merito dal governo, che questo non si nasconda dietro i soliti buoni propositi e che si assuma una volta tanto impegni concreti ed immediati nei confronti dei cittadini. Grazie. Grazie onorevole Lombardi. È iscritta a parlare l'onorevole Ileana Catia Piazzoni, che illustrerà anche la sua mozione 1149. Prego, onorevole Piazzoni. Grazie Presidente, signora Sottosegretario, colleghe e colleghi deputati. Siamo arrivati finalmente oggi a poter discutere di una delle vere emergenze del Paese, quella abitativa. Nonostante il problema sia grandissimo da anni, infatti, solo di recente e grazie agli sforzi e all'impegno costante dei movimenti per la casa, la questione ha avuto un po' di visibilità sui mass media. Ci sarebbe da riflettere anche in questo caso sull'informazione nel nostro Paese, della sua incapacità di mettere a conoscenza l'opinione pubblica delle questioni vere di cui ci dovremmo preoccupare veramente. Ricordiamo qualche numero: oltre 430.000 famiglie in difficoltà con il pagamento dei mutui. Nel 2012 sono state quasi 70.000 le sentenze di sfratto, oltre 250.000 negli ultimi 4 anni, di cui l'87% per morosità. Una situazione di vero allarme che riguarda tutto il Paese, anche se con punte di vera e propria emergenza per le grandi aree urbane, come denunciato da pressoché tutti i sindaci. Lo stato attuale del mercato immobiliare e del sistema di accesso al credito aggravano il quadro, in quanto l'offerta di abitazioni private a costi molto elevati, inaccessibili per famiglie e giovani coppie, anche a fronte delle gravose condizioni richieste per ottenere finanziamenti a tal fine dirette, gravose condizioni ovviamente dopo la fine della bolla speculativa immobiliare, sovrasta nettamente l'offerta pubblica, che negli ultimi anni è scesa fino a toccare attualmente una quota di poco avvicinabile all'1% della produzione edilizia complessiva. Sono quindi tantissimi gli aspetti che dovremo presto, mi auguro, affrontare sul tema. Oggi queste mozioni vogliono analizzare una questione che sembrerebbe persino strano dover essere qui a richiedere: fare chiarezza normativa ed impedire la speculazione a danno dei cittadini. Ci riferiamo al tema delle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privatizzati, che investe la sorte di numerosi nuclei familiari. Gli affittuari degli immobili degli enti previdenziali, infatti, un ceto medio, voglio ricordare, costituito soprattutto da lavoratori dipendenti e pensionati, hanno subito un continuo e costante aggravio delle loro condizioni abitative, tradottosi in un aumento indiscriminato degli affitti, con aumenti dei canoni giunti fino al 30% e in dismissioni a prezzi persino maggiori di quelli di mercato e quindi inaccessibili agli inquilini pur interessati all'acquisto delle abitazioni poste in vendita. A determinare tale situazione ha contribuito la successione di una serie disorganica e contraddittoria di provvedimenti normativi che, oltre ad aver provocato una situazione insostenibile socialmente, fanno sorgere molti dubbi sulla legittimità delle procedure in atto. Le colleghe hanno già ricordato questo iter, faccio breve cenno solo per provare a fare ulteriore chiarezza. Tutto inizia col decreto legislativo 509 del 94, con il quale si avvia la privatizzazione degli enti previdenziali. Si prosegue con il decreto legislativo 104 del 96, con cui vengono disciplinati i programmi di cessione e affidamento a soggetti specializzati, vale a dire società di gestione, degli enti previdenziali di natura pubblica, e poi con la legge 410 del 2001, che integra e aggiorna quanto stabilito dal decreto 104, riconoscendo una serie di diritti ai conduttori: diritto di opzione, estensione novennale della locazione secondo parametri reddituali, diritto di prelazione, e fissando con nuovi parametri i prezzi di vendita degli immobili ad uso residenziale. Nel 2004 il decreto legge 41 introduce disposizioni sulle modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, fissandole ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, prevedendo anche che gli enti che avevano venduto immobili dopo il 2001 a prezzi maggiorati avrebbero dovuto risarcire i propri inquilini.
Ma nell'agosto dello stesso anno la legge 243, all'articolo 1 del famigerato comma 38, introduce una norma di interpretazione autentica, secondo cui la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici non si applica agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto 509-94, anche quando, udite udite, la trasformazione degli enti in questione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del decreto 104 del 94. Questa norma ha dato il via libera agli enti a procedere a un'operazione di dismissione del proprio patrimonio immobiliare a prezzi di mercato, con aumenti spropositati e conseguenti situazioni pregiudizievoli per gli inquilini. Si è verificato dunque che conduttori di immobili appartenenti a enti pubblici, anche se privatizzati dopo l'entrata in vigore del decreto 104, hanno dovuto pagare un prezzo 3 o 4 volte superiore rispetto a quello riservato in passato a un altro inquilino che avesse acquistato un immobile appartenente a un ente pubblico con le stesse caratteristiche. Si è dato il via di fatto a operazioni di dismissione a prezzi di mercato con valori correnti e a rinnovi dei contratti di locazione con aumenti dei canoni anche fino al 300%, con conseguenti rischi di sfratto per gli inquilini non più capaci di sostenere i nuovi prezzi di locazione. Questa norma è stata oggetto però della pronuncia della Corte di Cassazione già nel giugno del 2006, che ne ha apertamente contestato la natura interpretativa e le ha attribuito una portata innovativa, da cui dovrebbe facilmente desumersi che i rapporti giuridici sorti sotto la disciplina della previgente legge 104 del 96 dovrebbero seguire quest'ultima. Ma anche qui, anche la Corte di Cassazione evidentemente non riceve sufficiente ascolto. Occorre prioritariamente fare chiarezza su questo punto. Ricordo che già il Parlamento si era espresso in merito con l'approvazione di una risoluzione in commissione presentata dalla collega Chiara Braga il 29 luglio 2010. Viene da chiedersi a cosa servono gli atti parlamentari se non vi si dà seguito in alcun modo. Il quadro tracciato, connotato da forte disorganicità e ambiguità normativa, determina tra l'altro un'irragionevole eterogeneità di situazioni tra ente ed ente che rischia di creare situazioni di iniquità di trattamento, a riprova della quale la collega Lombardi ha già ben citato il caso dell'Enasarco, la famosa legge ad ente. Signor Presidente, signora Sottosegretario, è del tutto evidente che questa brutta storia è figlia dell'idea che ha caratterizzato i nostri anni 90, in cui era intaccabile la fiducia nell'azione salvifica delle privatizzazioni e si pensava di poter campare pompando la bolla speculativa immobiliare fino all'infinito. Non solo questa vera e propria ideologia ha generato sacche immense di nuova povertà, ma ci ha trascinato dentro la più grande crisi economica di tutti i tempi. Forse un ripensamento autocritico sarebbe appena appena necessario, anche perché il paradosso è che oltre ai danni sociali nulla si è prodotto in termini di benefici per le casse degli enti e dello Stato. Nel 2012 la Corte dei Conti, audita in commissione al Parlamento, certificava che le operazioni di cartolarizzazione denominate SCIP 1 e SCIP 2, quanta fantasia in queste denominazioni, sicuramente dettate anche da un buon senso dell'ironia, erano miseramente fallite. E ciò è così vero che nell'ottobre del 2012 l'allora ministro Riccardi inviava al tavolo del governo Monti una bozza dettagliata di una proposta con cui, parole testuali di Riccardi, favorire case normali per persone normali. Alla radice di questa proposta stava la convinzione di Riccardi, più che altro un fatto incontrovertibile, direi io, che le varie cartolarizzazioni del patrimonio immobiliare previdenziale fatte fino ad allora avevano sostanzialmente privilegiato le case in centro, finite poi ai VIP, escludendo gli alloggi meno pregiati, spesso confluiti in fondi immobiliari chiusi e quindi invendibili. L'allora ministro ebbe quindi l'idea di dare una scossa per rimettere in circolazione risorse finanziarie e portare soldi allo Stato, proponendo, cito sempre testualmente, una strategia di politica abitativa intesa a favorire l'accesso alla proprietà della prima casa da parte di famiglie monoreddito, anziani ed invalidi che già hanno sopportato aumenti di canone dal 90 al 210%. La relazione tecnica forniva ulteriori dettagli. La legge dà la possibilità di poter disporre del reddito di prelazione finora impedito con il conferimento ai fondi immobiliari, le vendite di interi edifici a società immobiliari o a gruppi bancari.
La proposta del ministro Riccardi riguardava gli enti e le casse di previdenza ed assistenza, soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza dei ministeri competenti e della Corte dei Conti, nonché iscritti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, e quindi INPS, INPAP, INPDAI e le casse degli ordini professionali come notai, avvocati, architetti, giornalisti, eccetera. Il prezzo immaginato dai tecnici e scritto nell'emendamento era pari alla moltiplicazione del canone mensile per 150 volte, corrispondente al valore del patrimonio immobiliare senza gli eccessivi incrementi, che comunque non sarebbero stati percepiti dagli enti o dalle casse in argomento, delle imprese del settore e della iniqua bolla speculativa, allora si diceva recentemente esplosa. Gli enti si opposero, il governo bocciò la proposta e tutto è continuato come prima. Al di là del merito di quella proposta, a me interessa il corollario che ne sta a fondamento, le affermazioni precise fatte nelle relazioni tecniche e dall'allora ministro di un governo che certo non si è caratterizzato per essere particolarmente vicino alle classi sociali più deboli, eppure non potevano che constatare l'evidenza. La mia domanda è: come si può essere certi di una speculazione in corso a danno dei cittadini e non fare nulla per impedirla? Credo che davvero non possiamo continuare a macchiarci di questa responsabilità. Per tutto ciò vogliamo impegnare il governo a chiarire il quadro normativo entro cui deve svolgersi il processo di alienazione del patrimonio immobiliare dei vari enti previdenziali privatizzati, cominciando dall'abrogazione dell'articolo 1,38 della legge 243/2004 e dell'articolo 1,168 della legge 228/2012 nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 11 bis dell'articolo 3 del decreto legge 95/2012 non si applicano al piano di dismissione immobiliare della Fondazione Nasarco. Vogliamo poi che il governo intervenga per tutelare gli inquilini, vigilando sui prezzi di vendita degli immobili degli enti e sull'entità dei canoni di affitto al momento del rinnovo del contratto di locazione, traendo primario riferimento da quanto stabilito dalla legge 410 del 2001, e che intervenga in modo chiaro presso gli enti previdenziali pubblici, in particolare presso l'INPS, affinché vengano riprese con celerità e con uguali tutele le procedure di alienazione degli immobili rimessi in possesso dell'INPS stesso. Vorremmo anche che il governo, se davvero intende varare un piano per l'emergenza abitativa, consideri seriamente la possibilità di utilizzare il patrimonio abitativo sfitto e disponibile degli enti previdenziali, anche quello conferito ai fondi immobiliari, mettendolo a disposizione dei comuni per affrontare la grave emergenza abitativa, di vincolare gli enti previdenziali e riconsiderare contratti già stipulati secondo forme e canoni socialmente sostenibili e a stipulare e rinnovare i contratti di locazione tenendo conto della situazione di difficoltà economica delle famiglie, di prevedere che il prezzo di alienazione degli immobili, le cui procedure sono già in fase di attuazione, rimanga fermo per un periodo comunque non inferiore a 5 anni, in modo da garantire a tutti coloro che attualmente non sono in grado di procedere all'acquisto la possibilità di poterlo effettuare alle medesime condizioni. Per fare ciò è assolutamente urgente la convocazione di un tavolo tecnico interistituzionale di confronto sindacale. Impegno, ribadisco, che il Parlamento aveva già assegnato al governo più di 3 anni fa. E infine, ma soprattutto, occorre che si provveda a sospendere immediatamente, nelle more dell'instaurazione del tavolo tecnico e dell'adozione dei provvedimenti richiesti, il blocco delle procedure di alienazione degli immobili e l'esecuzione degli sgomberi, nonché delle aste e degli sfratti per morosità incolpevoli riguardanti le unità immobiliari ad uso residenziali, perché altrimenti, mentre noi continuiamo all'infinito una discussione che sicuramente richiede anche un po' di tempo di analisi seria per trovare la soluzione giusta, continuiamo ad avere centinaia di famiglie buttate in mezzo alla strada. Onorevole Presidente, signora Sottosegretario, non stiamo chiedendo la luna, chiediamo solo di stare dalla parte delle persone in carne ed ossa, che pagano drammaticamente una crisi che non hanno provocato, piuttosto che continuare a privilegiare quei giochi finanziari che trasformano le case in carta,